Carla è una nostra ascoltatrice e ci scrive da Verona per porci una domanda sulla rendita INAIL. In particolare ci dice che suo marito, che era affetto da una determinata malattia professionale per la quale percepiva la rendita, non c'è più. E per questo ci chiede se lei ha diritto alla reversibilità della rendita del coniuge. Carla, nel caso di morte di un congiunto titolare della rendita INAIL, il coniuge sopravvissuto può presentare la domanda di rendita ai superstiti. Questa rendita è una prestazione economica che non è soggetta alla tassazione IRPEF, che viene erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti in seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Ovviamente il requisito fondamentale è che ci sia un nesso causale tra la morte del lavoratore e l'infortunio o la malattia professionale. Se è così, la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di notifica da parte dell'INAIL del diritto alla rendita ai superstiti, a seguito della morte del titolare. Oppure si può presentare entro 3 anni dalla data di morte del lavoratore. Se la domanda viene accettata, il coniuge, anche se divorziato ma titolare di assegno di mantenimento, ha diritto ad una rendita pari al 50% della rendita che era percepita dal defunto o che spetta in caso di decesso prima del riconoscimento della rendita. Questo diritto vale fino alla morte o al nuovo matrimonio. In questo caso gli verrà corrisposta una somma pari a 3 annualità della medesima. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Carla, bisogna appurare se la causa della morte di tuo marito è dovuta o meno alla sua malattia professionale, perché se è così, allora hai diritto alla rendita ai superstiti.